Spesso apro il consiglio comunale con il sorriso tra le labbra. Oggi forse manca, ma c'è anche un'altra consapevolezza. C'è una consapevolezza di grande vicinanza di tutta la popolazione di Figarazzi e anche dei comuni liguri. Il consiglio comunale, senza ombra di dubbio, rappresenta la cittadinanza. Siete stati eletti, la gente ha scelto voi, ha messo il vostro nome e rappresentate l'intera cittadinanza. Ed è bello vedere il Consiglio Comunale in tutte le occasioni, ma oggi in particolare unito, superando anche quelle così differenze politiche legittime. La scorsa settimana il comune di Figarazzi si è risvegliato, avendo vissuto nella notte tra giovedì e venerdì un brutto sogno, il 15 di maggio. Un brutto sogno perché nessuno di noi pensava di poter trovare il proprio territorio devastato attraverso, Marco, un'operazione militare. Qualche volta avevamo negli anni passati visto dei gesti anche isolati di chi forse protestava perché i rifiuti rimanevano sulla strada, ma mai avevamo conosciuto un atto che ritengo sia stato pianificato da questi autori, perché una pianificazione strategica e militare nasce da quello che poi i vigili del fuoco, la polizia municipale e i carabinieri hanno constatato l'indomani. Nelle prime ore del mattino ci siamo accorti che 24 cassonetti posizionati lungo tutto il perimetro esterno del nostro comune venivano dati alle fiamme. Quindi un'operazione strategica, 2, 3, 4, 1, in punti diciamo lontani dal corso, ma sicuramente ad alta densità abitativa. Il danno di oltre 10.000 euro, che per un'amministrazione sana come la nostra non è un danno che non si può affrontare, si può affrontare. Avevo già ordinato 15 giorni fa dei cassonetti nuovi, perché avevo raccolto l'indicazione di questo consiglio comunale quando si chiedeva all'amministrazione potenziamo la differenziata perché forse stiamo vivendo qualche battuta d'arresto. E allora immediatamente avevo dato, diciamo, mandato agli uffici, arriveranno tra qualche giorno. Ma mai e poi mai mi sarei immaginato di dover contare questi cassonetti incendiati con delle scene anche veramente, diciamo, squallide, brutte. Bene, è un atto intimidatorio. Io non lo so quale può essere la matrice, forse lo immagino. Sicuramente le mie dichiarazioni sono state lasciate a chi ha il compito di fare delle indagini. E io ho grandissima fiducia nella magistratura, ancora di più nelle forze dell'ordine presenti sul territorio, nell'arma dei carabinieri, nella polizia municipale, che immediatamente hanno cominciato a lavorare. Ed è giusto che loro lavorino in grande serenità, è giusto che loro lavorino attraverso il contributo di ognuno di noi, un contributo che è anche arrivato. Molta gente, anche privatamente e qualcuno anche pubblicamente, ha dato questi contributi. Quindi, quando noi forse ci abbandoniamo a delle considerazioni, ma Figarazzi, la gente non risponde, è disinteressata. Io vi posso garantire che non è così. La gente non solo ha partecipato dando il loro contributo, nessuno si è nascosto dietro le persiane, Giuseppe, ma molta gente ha dato il loro contributo. Un contributo, secondo me, utilissimo a chi sta curando le indagini. Mi trovavo in tribunale quando ho pensato il getto
di scrivere un messaggio, anche forse non correttamente logico, forse anche un po', diciamo, figlio della voglia di dire e di dare un messaggio forte, ho scritto un messaggio. Questo messaggio, che in buona sostanza dice questo, che Grazia non si piega a questa gentaglia, li ho sfidati, ho detto che loro sono dei vandali, che sono dei vigliacchi, che non hanno onore, e per un uomo medio sentirsi dire un'affermazione del genere provocherebbe ribellione interiore, ma questi vigliacchi non si sono ribellati e continuano ad essere dei vigliacchi che si nascondono, ma presto verranno individuati e pagheranno il loro conto. E questo io l'ho scritto, e nel giro di qualche ora, sembra che poi la rete Facebook funzioni, non solo ci sono state tantissime persone che hanno cliccato mi piace perché hanno condiviso, ma molta gente che sicuramente magari la pensa in maniera diametralmente opposta a come la posso pensare io, si è sentita in dovere di dare solidarietà non tanto al sindaco, sicuramente a Paolo Martorano, ma alla comunità di Figrazzi. Io questa sera mi sono riletto i messaggi, ho avuto i brividi e mi sono sentito in dovere di ringraziare questa gente. Ho fatto un altro messaggio, ho ringraziato pubblicamente tutti questi amici e sono arrivati messaggi pubblici, messaggi privati, messaggi, diciamo, trasversali anche da gente che magari politicamente non la pensa come me, però si è sentita dirmi sono con te, che io ho apprezzato e continuo ad apprezzare. Bene, poi ho sentito il presidente mi dice Paolo, è un atto importante convocare un consiglio comunale straordinario. Bene, io vi dico, amministrare è sicuramente difficile, le responsabilità che ognuno di noi ha e tutti insieme abbiamo nei confronti di questa comunità sono veramente grandi, Marinelli. E spesso io mi domando se ne ho le capacità per poter veramente ogni giorno occuparmi dei mille problemi, perché te ne occupi di uno te ne scappano 10, te ne occupi di due te ne scappano 20. Sei in assessorato e ti arriva la telefonata di qualcuno che dice che vuole soldi, che ti vuole restituire le reti idriche, che non ti vuole più mandare l'acqua. Vai da una parte e ti chiamano in prefettura perché viene Renzi a raccontarci tante cose, magari positive per tutto il meridione, e poi ti rendi conto che non riesci neppure a dare il tuo contributo, non tanto il sindaco di Figrazzi, che è uno dei tanti, ma neppure il sindaco Orlando, che non è uno dei tanti. Viene Renzi e ci viene a dire che tutto dovrà andare necessariamente bene, e noi siamo con lui positivi e fiduciosi. Volevamo magari dare il nostro contributo in prefettura, 2 settimane fa, quindi qualche giorno prima dell'evento, anzi la settimana scorsa, qualche giorno prima dell'evento che poi ci ha un po' sconvolti. Bene, io magari non sono perfettamente lucido e orientato, così come spesso sono in consiglio comunale, però vi dico grazie a ognuno di voi per l'affetto, per essere qui, per avere, e a volte succede, lasciato i vostri impegni personali, familiari, che sono sicuramente molto più importanti che a volte venire in consiglio comunale, per dare la vostra testimonianza. Noi ci siamo, la comunità di Figrazzi c'è. Bene, noi non solo non arretriamo, Marinella, noi moltiplichiamo le nostre energie, noi non ci intimidiamo di questa gente. Questa gente non ci farà tornare sui passi che noi ormai abbiamo fatto. Abbiamo intrapreso un percorso di legalità, non perché altri non l'avessero fatto prima, assolutamente, ma era un altro modo di intendere la macchina amministrativa, era un modo di intendere la politica a volte quale anche ammortizzatore sociale. E allora una cosa si deve fare, perché poi alla fine il bene supremo è metterne uno o due o tre in più. Oggi questo
ci ha rivelato che le nostre amministrazioni sono in ginocchio. E allora tutto deve essere ricondotto a quelle leggi a cui nessuno di noi si può sottrarre, perché è giusto che sia così per tutti. Io mi congedo da voi fiducioso del fatto che l'operato dell'Arma dei Carabinieri e della magistratura ci consegni presto i nominativi. Noi rifaremo un consiglio comunale, e lo chiederò io al Presidente, dove porteremo questa gente. Io sono per mentalità garantista. Per me una persona è colpevole fino alla Cassazione e anche oltre, perché ci sono anche gradi di giudizio come la revisione processuale, che spesso ci dicono che qualcuno era colpevole ma in realtà non lo era. Però gli atti di Iachi, gli atti fatti senza onore, fatti di notte, quando tutti noi siamo a casa e non ci possiamo difendere, non possono trovare nessuna legittimazione, neppure una crisi, neppure qualcosa che ti vede franare il terreno sotto i piedi. Non è possibile, perché il danno ambientale, Salvatore, che hanno creato con quel gesto, noi non lo comprendiamo, perché la diossina che hanno sprigionato, che respiriamo noi, perché noi non siamo una comunità che ha un territorio grande, noi siamo una comunità dove veramente, se si parla un po' più ad alta voce in via Calabrese, io in via Roma o a casa mia in Corso Umberto lo sento. E allora il danno che loro hanno creato, lo hanno creato alla nostra comunità, che ognuno di noi la mattina difende, perché porta i bambini a scuola, perché si batte affinché l'amministrazione funzioni, di maggioranza e di opposizione, affinché questa comunità riprenda una regolarità che forse è stata interrotta, non per colpa di qualcuno, ma perché la crisi è a livello planetario, e non perché chi c'era prima era cattivo e chi c'è oggi è più bravo. Assolutamente no, non è così. E questo noi lo dobbiamo tenere sempre presente. Vi ringrazio, ringrazio i miei assessori che mi sono stati vicino, con tutti che mi avete dato il vostro affetto, ma anche chi, come Piero Caccia, che è qui stasera, immediatamente mi ha chiamato dicendo: non ti preoccupare, domani noi accompagneremo i nostri bambini in un luogo che noi e chi c'era prima di noi ha deputato al luogo in cui si ricorda la memoria di chi sognava, aveva un'idea di giustizia, di legalità, e che ha lasciato la propria vita per quell'idea. Bene, noi porteremo i nostri bambini intorno alle 11:30, faremo un piccolo corteo dal comune fino alla lapide del giudice Falcone, quindi a Piazza Macchiarella. E mi piacerebbe rivederci tutti assieme. Chiaramente domani è una giornata lavorativa e ognuno di noi deve fare i salti mortali. Però anche chi non sarà fisicamente lì sarà idealmente rappresentato dagli altri che parteciperanno, senza nessun tipo di differenza, senza nessun tipo di posizione politica, ma dei rappresentanti del popolo che noi siamo, i consiglieri, prima di tutto il sindaco e gli assessori, a commemorare delle persone che hanno creduto e che, anche se a distanza di tanti anni loro non ci sono più, in realtà loro sono sempre con noi, con la loro memoria, con il loro esempio, con quello che ci hanno lasciato, che noi dobbiamo portare avanti. E portiamo i bambini perché crediamo che i bambini siano e sono il domani, sono le radici del domani. E quindi il nostro non è soltanto una passerella, ma è un preciso impegno, un dovere istituzionale, così come è un dovere mantenere il paese pulito, così come è un dovere mantenere il paese efficiente.
È un dovere conservare la memoria storica e la coscienza di chi ha sacrificato il bene più alto, che è la vita, per tutti noi, anche per noi, che magari a quel tempo eravamo piccolini, eravamo impegnati in altre cose e avevamo sicuramente meno pensieri e meno responsabilità di quelle che abbiamo oggi. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Come giustamente diceva il sindaco, domani 23 maggio ricorre il 23° anniversario della strage di Capaci, che ha visto, diciamo, morire, uccise una mafia barbaramente uccisi, i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli agenti del trasporto. Domani l'amministrazione comunale, e quando dico l'amministrazione comunale intendo dire tutta l'amministrazione, cioè il sindaco, gli assessori e tutti i consiglieri. Faremo questa manifestazione che ci vedrà, diciamo, protagonisti, tra virgolette, congiuntamente a una rappresentanza della scuola elementare. I bambini si avvieranno in corteo alle 11:30, noi ci faremo trovare tutti qua davanti e ci congiungeremo per poi fare un unico corteo e ci avvieremo verso la stele, diciamo, commemorativa delle vittime della mafia. Ogni bambino porterà con sé un palloncino su cui erano scritte delle parole varie che riconducono a una società più giusta, più equa, socialmente, diciamo, equilibrata, e che poi durante la cerimonia lasceranno, diciamo, volare in aria metaforicamente per essere, diciamo, come strumento e veicolo di messaggero, diciamo, di questa parola. Ogni bambino, qualche bambino leggerà qualche brano e poi ci sarà la commemorazione. Quindi domani ci dobbiamo fare trovare alle 12:30 tutti qua davanti. Probabilmente avrete già ricevuto l'invito, era un invito, diciamo, comunicazione. Quindi ci siamo tutti domani, tutti insieme, protagonisti. L'amministrazione comunale, senza distinzione, né il sindaco, deve essere tutti insieme, non ci sarà distinzione domani né di maggioranza né di opposizione. Tutti insieme, uniti contro queste barbarie. Grazie. E qualche altro consigliere che ha la parola? Prego, consigliere Alfano. Prendere la parola in questi casi, diciamo, è difficile. Difficile perché oggi siamo qui per parlare, prendere atto di un fatto piuttosto increscioso che è avvenuto la scorsa settimana e che non ha alcuna qualificazione se non quella, diciamo, di essere criminoso a tutti gli effetti. Proprio per la strategia con la quale è stato, a mio modo di vedere, pianificato e portato a termine. Io ricordo bene la mattina in cui, diciamo, si è svegliato il paese e io per primo mi sono reso conto di quello che era avvenuto. Quello che è avvenuto è stato che, deliberatamente, delle persone, non si capisce bene per quale motivo, nessuno, diciamo, di noi può andare in questo, speriamo che ci facciano luce appunto le autorità preposte a fare questo, ha pensato bene di mirare al cuore della comunità e dare alle fiamme 24 persone. A prescindere dal fatto che si possa provare simpatia o antipatia nei confronti di questo sindaco, del presidente del consiglio, del sottoscritto, di qualsiasi altro consigliere comunale, io credo che atti del genere colpiscano più la comunità e i cittadini onesti che vivono in questo paese che effettivamente chi lo governa, perché è proprio a loro che diciamo, si viene a creare danno in quanto possono diciamo, avere delle referenze negative sui servizi che vengono loro assicurati. Quindi sotto questo punto noi siamo stati almeno fino adesso piuttosto critici su alcune iniziative portate da questa amministrazione, però in questa occasione non possiamo che fare, diciamo, come
come diciamo, ha detto lei prima, fronte comune di fronte a atti del genere, assicurare una decente amministrazione ai cittadini onesti che vivono in questa comunità e che sono, concordo con lei, si interessano più di quanto noi italiani alla buona gestione del proprio paese, a che le proprie tasse appunto vengano gestite nella maniera più efficiente e proficua possibile. Io ho letto il messaggio che lei ha inviato su Facebook, era un messaggio diciamo molto distinto, nel quale emergeva tutta la sua rabbia nei confronti diciamo di questo, di quanto era accaduto. In particolare io mi sono soffermato su un passaggio diciamo che lei fa, nel quale appunto ha individuato in due diciamo, passaggi chiave del suo operato un elemento abbastanza importante, che è la lotta all'abusivismo e la chiusura diciamo, del transito ai veicoli pesanti. Su questi aspetti e su altri ovviamente noi li abbiamo condivisi, li abbiamo fatti apertamente in questo Consiglio Comunale e pensiamo che la migliore risposta sotto questo profilo sia quella di non abbassare la guardia, quindi continuare a vigilare che le regole vengano rispettate, da tutti, che non c'è un momento iniziale nel quale la tensione è più, la vigilanza è più alta e poi scema. Questo non deve avvenire, in quanto poi dà luogo a chi pensa diciamo, di poter fare il furbo successivamente di averla vinta. Pertanto su quelle che sono le tematiche che le ho appena esposto e i temi di interesse comune, il rispetto della legge, della legalità e di tutte quelle iniziative che sono a supporto e migliorano la vita della nostra comunità, noi saremo sempre, non faremo mai venire meno il nostro apporto, anzi fino ad ora credo che ci siamo anche fatti propositori di iniziative che non sono soltanto critiche ma anche diciamo, propositive e quindi che cosa aggiungere se non appunto quello di biasimare chi si è reso protagonista di questo fatto, di augurarci che al più presto venga assicurato alla giusta punizione per rispetto della propria compiuta. Prego, consigliere. Innanzitutto grazie a tutti i consiglieri comunali che hanno risposto all'invito fatto dal Presidente e dei Capigruppo. Mi rivolgo al Sindaco, che ho seguito molto attentamente il suo intervento, che oggi, credo dopo parecchi mesi, si vede un Consiglio Comunale integro. Questo significa che siamo tutti vicini verso l'amministrazione e con te Paolo. Certo, questi gesti vigliacchi, come tu l'hai definiti, sono da condannare. Hanno creato un danno all'immagine per le prese di Figarazzi, ma un danno economico che ti cadrà come sempre sulle tasche dei cittadini, che giustamente un piccolo comune come il nostro, come ci hai detto tu, potevamo fare anche per altre cose. Questo, caro Sindaco, diamo la forza di continuare il tuo percorso iniziato, che è quello della legalità e la democrazia. Questi atti effettivamente non è che ci rendono felici. Fortunatamente le persone poco oneste che ci sono in giro, e spero che nel futuro ce ne sono sempre di meno, le persone per bene aumenteranno. Io vorrei raccontare un passaggio
che abbiamo vissuto circa 2 mesi fa, dove mi trovo fuori dall'Italia e c'erano nei paesi europei, si parlava, e noi come popolo italiano ci identifichiamo con la nostra storia, anche per la civiltà. E quello, su questo punto aveva alcuni dubbi. Un paese non cresce se non c'è civiltà. E questi sono dei punti, qualcosa di sicuramente si è effettivamente anche seccato. Vabbè, alla fine noi che sta dicendo tutti siamo civili, ma purtroppo questa porzione di gente che crea un danno, rendono un paese incivile e quindi non crescerà mai, perché creeranno danno, solo danno, danno all'immagine e danno economico. Questo è stato proprio un, diciamo, excursus per capire cosa pensano fuori dall'Italia, anche dell'Italia. Su questo lato, credo, quando si parla di bigliaccheria, non c'è nulla da aggiungere, perché non possono intimidirci con queste cose. Noi dobbiamo andare avanti. In questo Consiglio Comunale, fortunatamente, a prescindere dalla maggioranza opposizione, riteniamo che siamo tutte persone per bene. E quindi dobbiamo andare avanti, come hai detto tu, e non fermarci. Perciò sindaco, io quello che ti voglio dire alla fine, vai avanti, noi siamo con te, con l'amministrazione, e continua il percorso che hai iniziato. Grazie. Altri consiglieri che hanno la parola? Prego, consigliere Comunale. Buonasera. Niente, Presidente, le cose da dire sarebbero tante. Io ho notato tanta amarezza e tanta diciamo, delusione nelle parole del sindaco, però quello che ho visto è anche che di scappo di questo c'è anche la sua voglia di riscatto, di continuare a essere tenace nel suo lavoro. E quello che voglio esprimere, appunto, la mia personale vicinanza, nonché quella dei miei colleghi sicuramente, prima che alla figura politica, ma all'uomo. Il danno aggregato sicuramente non provocherà sicuramente dei vantaggi a coloro che l'hanno fatto, ma ha provocato dei forti, può provocare disagi dal punto di vista della salute, dal punto di vista del disservizio alla cittadinanza civile, alla quale io voglio rivolgere appunto la nostra vicinanza di tutti, perché la cittadinanza civile c'è e deve avere la meglio su appunto questi atti che, come diceva il sindaco, hanno poco di onore e di tutto quanto. Io volevo ringraziare anticipatamente le forze dell'ordine, che sicuramente sapranno fare il proprio lavoro, lo stanno facendo e lo sapranno fare in futuro. E in particolare il maresciallo dei carabinieri, in particolare anche il comandante della polizia municipale. E che dire, sindaco? Noi siamo, a prescindere dallo schieramento politico, in questi casi non può esserci. Esprimo la nostra vicinanza all'amministrazione tutta e alla sua persona. Grazie. Ci sono altri interventi a parte dei consiglieri comunali? Io volevo semplicemente aggiungere su una piccola riflessione a quello che prima aveva detto il sindaco, cioè il fatto che il provvisorio, insomma, sia stato proprio quasi pianificato in maniera veramente militare, come diceva prima Paolo. Cioè, ragazzi, ci siamo stati tutti, e magari chi più e chi meno, qualcuno più turbolento, qualcuno un po' meno. Una bravata, se così si può considerare, da parte di un gruppo di ragazzi che voleva compiere un gesto, tra virgolette, stupido, però voleva, dico, si sarebbe fermato ad una postazione,
avrebbe dato fuoco ad un cassonetto, a due sarebbe fuggito, ma fare il giro delle postazioni e dare fuoco a 24 cassonetti, cioè è un'opera proprio fatta di proposito, studiata e con l'intento di lanciare un messaggio. Dagli interventi fatti dai consiglieri comunali, il sindaco, io penso che è chiaro e si vince la vicinanza sia a te come sindaco, ma principalmente come Paolo Martorana come persona, e l'incoraggiamento dato da chi ha avuto prima la parola è stato apprezzato sicuramente, e credo che questo pensiero sia da parte di tutte e 15 consiglieri comunali, quindi nessuno escluso. Non vuol dire che chi oggi non ha preso la parola era soltanto proprio per rafforzare l'intervento dei due capigruppo, sia di maggioranza che di minoranza, che il consigliere Fontana. Fatto tra di essere qui vuol dire che in qualsiasi momento hai 15 consiglieri che ti stanno accanto, ti daranno pieno supporto a questo, affinché possiamo lottare e debellare queste persone da questa parte. Perché bisogna proprio mandarli via da Pilar. Con questo io, se non ci sono altri interventi da parte di consiglieri o da parte dell'amministrazione, penso di poter chiudere la seduta odierna con un grande in bocca al lupo. La seduta è sciolta.